Allora, ragazzi, gruppi WhatsApp, gruppi Telegram, chat vostre private, uniti forse nell'Inter, fateli iscrivere al canale degli esonerati. Voglio arrivare a 10.000 entro fine anno. Visto che qui non si chiedono abbonamenti, non si mandano fatture, non si chiedono beni primari, non si chiede il salame, il prosciutto della vostra zona. Un'iscrizione è gratis ed è ben accetta. Decidete voi. Ho guardato la nazionale ieri tra l'altro, ragazzi. Ho questo problema alla gola tra l'altro, ho preso un aereo per lavoro la settimana questa settimana dove c'era l'aria condizionata a meno 27, ero già mal predisposto con la gola. Ha finito di eh, massacrarmela. Quindi parlo fino a che io avrò voce perché eh, spesso mi va via la voce, purtroppo. Motivo per cui negli ultimi giorni per motivi lavorativi per il discorso della gola. Non sono sparito, stai tranquillo, dove volevi andare? Stai tranquillo, sono qua. <coughs> allora, ho visto la nazionale, ragazzi, io a un certo punto mi sono addormentato. Dall'altro la nazionale non mi emozionerà non, non mi darà mai quelle emozioni che mi dà l'Inter, ma eh, avevamo scaricato hanno scaricato tutta la colpa su Mancini, ma poi alla fine non riesce a vincere con la Macedonia del nord dove vuoi andare se ti va anche la Macedonia di traverso me lo dici dove vuoi andare ma anche Gravina si dovrebbe dimettere non ha mai no, no, non ha mai preso una decisione non si è mai preso le sue responsabilità qui c'è da ripulire un po' tutto ma purtroppo questo è il risultato di quando si smette di investire sui vivagli e sui giovani italiani non ti dico di rimettere 3-4 stranieri come era metà anni fa a squadra ma bisogna cercare il modo di far tornare sul calcio italiano l'unico modo è quello di investire nei vivai e di credere soprattutto nei ragazzi italiani perché ci sono tanti ragazzi italiani bravi che sanno giocare a calcio però magari non, non finiscono il cognome con igno e non giocano ora c'è l'Ucraina che ha fatto girare i coglioni anche all'Inghilterra quindi non è l'ultima delle squadre devi vincere per forza e sperare che siamo messi male Stavo messi male motivo per cui spero vivamente di consolarmi con l'Inter Girute o Hernandez. Che non si allena, li voglio tutti in campo. Non me ne frega una sega, li voglio tutti in campo perché se no ricominciano come con le questi qui capito? Che a breve comincerò a dormire. poco più si avvicina il giorno e meno dormo. io. L'anno scorso, ad un certo punto della stagione, diciamo che Inzaghi ha, fa ha fatto una cosa che non era mai riuscito a fare, ovvero sia. Quelle squadre venivano a Sanzino, ti sportavano la partita. Lui è riuscito a vincerle. Parlo dell'ultima fase della stagione. Quest'anno, negli 11 titolari, io te lo ripeto ancora: non lo so se siamo più forti perché io confido tantissimo in Turam. Lo sai, no? Che Turam è il mio pallino, da prima che arrivassi, Non lo so se negli 11 siamo più forti, quello che so che Zaghi ha bisogno di certe prestazioni anche atletiche da parte dei giocatori perché è un allenatore che gioca facendo calcio non è un allenatore, un allenatore che vince un allenatore che vince scusa e cerca di vincere creando gioco non è un allenatore che aspetta l'avversario come Conte che esplode in contropiede quindi questo ha bisogno di giocatori che siano quasi all'altezza dei titolari e quest'anno in panchina l'Inter è messa molto molto bene compresi vari Arnautovic Compreso i vari Sanchez, eh, Klassen, Aslani, cioè ci sono giocatori che stanno giocando quest'anno, ragazzi. Sanchez, hai visto cosa scrive stamattina il giornale rosa? Scrive che l'Inter si è indispettita. Ma l'Inter si può indispettire quanto vuole. L'Inter doveva dire a Nino Maraviglia: Ascolta, Nino, te ora non parti, stai qui. Ti alleni? Già sapeva di questo discorso dell'anemia, era scontato, l'ho detto anche ieri. Ora l'Inter non sapesse nulla, dai arrivano cileni e ci diranno ah, no, io guarda questo qui c'è l'anemia dai le sono te all'Inter non lo sapevano ma a parte questo era l'Inter che lo doveva fermare non farlo andare e farlo allenare perché Sanchez è un giocatore che quest'anno ci può fare tantissimo comodo soprattutto nell'ultima mezz'ora perché è un giocatore che entra sempre riesce Sanchez è un calciatore particolare a parte la classe che ha non ha più cioè lui, lui ti salta l'uomo no? Lo salta l'uomo ti crea superiorità numerica però non ha più quello sputo che aveva prima ma è comunque un giocatore che salta l'uomo che è bravo nel traffico che batte le punizioni che fa gli assist che vede bene la porta è un giocatore nell'ultima mezz'ora 40 minuti ti può essere utilissimo ma visto che non ha più 25 anni anche per fare quella mezz'ora 40 minuti ha bisogno di essere in forma perché sono giocatori contro centomila chilometri e cinquantamila infortuni alle spalle sia lui che Arnatovic. Te lo ridio per la cinquantesima volta. È inutile disegnare la casina di mulino bianco. Qui non esiste il mulino bianco. Bisogna dire le cose come le stanno. Perché, come è successo tante volte, se no ci si sveglia tutti sudati, Sanchez, l'ultima mezz'ora, 40 minuti. Ti può essere non utile. Di più, lo stesso Arnatovic, ma a maggior ragione Arnatovic con quel fisico, con quel peso, devono allenarsi, devono sudare, si devono sacrificare, devono essere in forma anche per farti quel tempo, i 40 minuti, o per giocare ogni tanto, o la partita da titolare. Tempi di recupero, il livello di forma, un conto di avere 25, un conto di avere 35, i tempi sono diversi. Rischi, infortuni, è tutto un altro pianeta quando hai 400.000 km e 30-50. Ragazzi, ve l'ho detto migliaia di volte ora in questi giorni, soprattutto Giuse ma della proprietà io della proprietà. Noi della proprietà abbiamo detto tutto. L'idea è sempre quella che, tanto ormai lo sanno tutti, che cambia la proprietà, no? verrai si, si sta arrivando a frontale A calcio e finanza, volevo dire che non sono 330 milioni, ma sono 384-386 da restituire. Vi siete scordati una cinquantina di milioni quello che posso dire io visto che me lo state chiedendo da tanto tempo ma io ho aperto un canale youtube per parlare di calcio perché poi dopo quando è arrivata la proprietà di cosa parliamo io voglio parlare di calcio dell'Inter delle partite quello ti posso dire io scusate ma con questo mal di gola sono sotto pasticche sono un po' rallentato io ti posso dire che questa proprietà non, non, poteva, non può più andare avanti cioè te lo ha dimostrato. C'è cioè, stata una cosa e ti ha dimostrato che ormai siamo arrivati a fine battuta. Perché? Perché nell'anno migliore possibile e immaginabile, parlo degli introiti che ti sono arrivati dalla Champions, va bene? E quindi non era nulla preventivabile di quello che poi è successo. L'inter perde ancora 85 milioni. Capito? Ha perso nonostante tutto, nonostante la vagonata di soldi che gli è arrivata, l'inter perde ancora. Chiude in perdita per 85 milioni e se non puoi ricapitalizzare, eh, sei un morto che cammina, capisci come ti dirò un'altra cosa. Visto che è giusto, giusto, giusto. Però poi dopo parliamo di calcio, eh. Perché io per ora sulla, per ora sulla proprietà non ho nulla da dire. Per ora aspetta, poi magari tra dieci giorni faremo una live. Io ti dico per ora come un'altra cosa che vi deve far pensare. Hanno preso Pavarda a 35 e Frattesi a 38. Lo so che sono Pagherò. E hanno rifiutato 90 milioni per Barella, 100 per Lautaro, 60 per Bastoni. Cioè, secondo voi, come può l'Inter permettersi di fare queste cose? C'è un motivo. Si vede che hanno già... Loro sanno già quando ci sarà il cambio e sanno che con il cambio di proprietà poi dopo potremo fare delle cose che fino ad oggi purtroppo non si potevano più fare. Perché quest'anno si è riuscito a tirare su una rosa discreta, per l'Italia questa rosa qui va bene attenzione però hai dovuto prendere 4 di 35 anni hai dovuto prendere il numero 7 della Juve, cioè attenzione cioè Pavard poi dopo ha, ha, ha un attimino capito, ha un attimino l'acquisto di Pavard ha fatto fumo e, e a parecchi ha fatto scordare cosa stavamo passando prima dell'acquisto di Pavard che tra l'altro ragazzi Pavard come fai a discuterlo però io ora ti voglio fare una domanda Mettiamo a sedere D'Armian? Ma non penso proprio. Ma non penso proprio. Vuoi mettere a sedere D'Armian? Ma non penso proprio. Non mi sembra proprio il caso di mettere a sedere D'Armian. Quindi Pavarda entrerà piano piano nelle rotazioni e poi anche lui, campione del mondo, viene dal Bayern Monaco tutto quello che ti pare. È il difensore più forte che ha l'Inter, tutto quello che vuoi. Ma anche lui dovrà guadagnarsi il posto come a Cerbi, non è che arriva a Cerbi e lo rimette titolare, no, 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 no. De Vrij non si tocca, attenzione, vai a prenderti il video di tre mesi fa, De, Vrij, de, de Vrij è un signor difensore in quella posizione, soprattutto ora, che Inzaghi ha proteso, e qui guarda, ti dico la verità, io l'ho criticato spesso Inzaghi, ma ha fatto una mossa, negli ultimi mesi ha fatto due mosse dove io devo riconoscere, devo riconoscere, Ver veramente quello di importante ha fatto questo allenatore. Ha incominciato a vincere le partite sporche. Le squadre che vengono a San Siro per strapparti il puntarello. Ha capito come vincerle. E quest'anno sa che ha un portiere che non esce. L'hai visto, no? Sommer, l'hai visto nell'ultima partita, no? Esco, non esco, anche contro la Fiorentina. La difesa è lì che non sa che fare. Ha abbassato il baricentro in protezione dei difensori, che sono forti ma non veloci, e in protezione soprattutto di un portiere che non esce che poi è molto bravo a dare le marcature preventive tutto quello che ti pare Sommer grande portiere tra i pali ma non esce come portiere della nazionale avete rotto i coglioni o questo Donnarumma mettetelo in panchina e fate titolare Vicario che è tre volte più forte di Donna Donnarumma basta con questo Donnarumma mettetelo a sedere poi l'Inter Nemirino Bento il brasiliano ce l'ha sotto mano quindi Sommer va bene, cioè non c'erano soldi, hai dovuto vendere eh, quest'anno è successo un bordello. Sei riuscito a fare comunque una squadra di tutto rispetto, i miei dubbi sono sempre su Arnatovic e su Sanchez. Il numero 7 della Juve, il numero 7 della Juve, io non lo voglio. Non riesco nemmeno a pronunciare il suo nome, non ho problemi a dirlo quindi. Ora aspettiamo ancora l'ultima partita della nazionale, Luciano. Ti faccio un in bocca al lupo, ma anche te te la sei andata a cercare. Cioè, lo sai che condizioni le, il calcio italiano. È che fare l'allenatore della nazionale, soprattutto per allenatori che passano i 60 anni, è come capito, un coronamento di una carriera. Eh, di, di 30 anni, 35 anni, è come arrivare al top. Però, poi dopo ti devi prendere le cose positive. E le cose negative, con questo vi saluto. Mi sta andando via la voce, ragazzi. Ci becchiamo, magari se sto un po' meglio più tardi. Ciao, Winter.